È morto purtroppo il grande Robbie Coltrane. Era un famoso attore noto perché interpretò Rubeus Hagrid, ossia il famoso gigante buono nella saga di Harry Potter, la saga che tutti conosciamo a livello cinematografico. La notizia è arrivata da parte della sua agente, tale Merinda Wright, che ha fatto sapere che Robbie se n'è andato venerdì. In maniera abbastanza serena, era un personaggio unico nel suo genere, carismatico, sarà ricordato per gli anni a seguire come il famoso Hagrid o Hagrid di Harry Potter, un ruolo che ha portato una freschezza, una ventata di gioia allo stesso personaggio in questione, ma soprattutto che è riuscito a incantare grazie alla sua amore, grazie alla sua, chiamiamola, immancabile simpatia, barra ironia, tutto il mondo, tutto il pianeta Terra. Purtroppo da diversi anni lottava contro un male che non lo ha lasciato libero, non lo ha lasciato vivo e vegeto. Il nome all'anagrafe completo era Anthony Robert Macmillan, era nato a Rutherglen in Scozia, era del 50, figlio di un medico, a 20 anni si dedicò alla recitazione, prese il nome d'arte di Coltrane, dedicato al famoso John Coltrane, iniziò a lavorare a teatro. Fece piccoli spettacoli di stand-up comedy, quindi di pura comicità. Il debutto ufficiale nel mondo del cinema arrivò nell'80, la pellicola era La morte in diretta. 38 film in totale, non pochi, però comunque di grande spessore. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto, Robert, scusatemi, Robbie Coltrane, che tu possa riposare in pace. Amen.